Dunque, il Movimento 5 Stelle ha analizzato e sviscerato tutte le criticità di questo piano regionale di mobilità e trasporti, che è un grande bluff. È un grande bluff e una mancanza di rispetto verso i cittadini lombardi, perché non dite loro la verità. Voi state dicendo una cosa sola. Mi piacerebbe avere l'attenzione del nostro governatore Maroni, ai lombardi, caro assessore Sorte e caro presidente Cattaneo. State dicendo ai lombardi che possono viaggiare a piedi gratis, ed è per questo che la tessera numero uno di questo abbonamento va al governatore, la numero due va all'assessore Sorte non pervenuto, e una tessera d'onorem per il presidente del consiglio regionale, che poi vi farò consegnare, perché questo è il grande bluff basato sui numeri. Numeri che il relatore altitonante si è guardato bene dal fare in aula. Purtroppo questo piano regionale di mobilità e trasporti, che doveva rappresentare un passaggio per lo sviluppo della nostra regione fondamentale, purtroppo ristretto e costretto a tempi che non consentono un'ampia discussione, non consentono all'opposizione di manifestare capillarmente tutte le sue criticità, ha però due dati fondamentali, e sono che il governatore Maroni ha fatto una scelta politica precisa, cioè investiamo il 95% delle risorse disponibili sulle grandi opere devastanti e inutili, come la Brebremi, che abbiamo davanti agli occhi tutti, il disastro, la cattedrale nel deserto, come Pedemontana, che ci è costata quasi 2 miliardi di euro e di cui si è completato solo un terzo, con cantieri che sono lì scempio davanti agli occhi di tutti, e solo il 5%, badate, il 5% le briciole, l'elemosina per il trasporto pubblico locale, che doveva diventare il fiore all'occhiello di questa regione. Ferro, treni, tram, autobus, metro. Sono tutte balle quelle che sono state dette dal relatore, perché poi nei fatti 115 milioni di euro, cioè le briciole, vanno al trasporto pubblico locale, e servirebbero 4 miliardi e mezzo per mettere a posto il trasporto pubblico della nostra Lombardia. E voi cosa fate? Buttate 2,2 miliardi di euro. Sapete quante cose si possono fare sul trasporto pubblico locale con 2,2 miliardi dei soldi dei lombardi? Oltretutto, la contraddizione è che palesa, che è proprio una scelta politica la vostra, sta nel fatto che i dati e le analisi effettuati dai tecnici che hanno redatto il PRMT dicono esattamente quello che sta dicendo il Movimento 5 Stelle, e cioè che il 95% delle risorse doveva essere investito nel trasporto pubblico locale e solo il 5% doveva andare a quelle opere ritenute essenziali sulla base di dati attuali e certi ai lombardi, che non sono certo Brebremi, che non sono Pedemontana, che non sono tutti quegli altri raccordi autostradali e tangenziali che aprono soltanto, fanno solo sfregare le mani ad affaristi, speculatori e signori del cemento. Perché è evidente, governatore Maroni, che lei disegna una Lombardia precisa facendo questa scelta politica in controtendenza rispetto ai dati del piano regionale mobilità e trasporti. Lei disegna una Lombardia di cemento e asfalto. È un modello peraltro vecchio, obsoleto, e lei dovrebbe sapere meglio di noi che quest'estate è arrivata la seconda lettera di messa in mora dell'Unione Europea, che anticipa un procedimento di infrazione alla Regione Lombardia per cronici sforamenti dei livelli dell'aria che noi respiriamo, noi cittadini lombardi, 10 milioni di persone, e questa procedura di infrazione costerà caro e salato. Mettetelo in conto in questo PRMT, che è una farsa, che è un modello kamikaze. Mettetelo in conto anche i soldi che dovrete tirar fuori dalle tasche dei lombardi per la procedura di infrazione. E dunque, il modello del Movimento 5 Stelle era semplice. Ci abbiamo già portato testimonianza all'interno della Commissione Quinta, dove non ci hanno risposto che non erano proposte valide, ci hanno risposto non coerente con la scelta politica della Giunta. Badate la sottigliezza, perché le nostre proposte erano la naturale conseguenza di quello che i dati ci dicono. Per esempio, cosa ci dice il PRMT? Che nelle azioni cardine che voi considerate prioritarie
ferroviarie, sui quali investite 2,2 miliardi per grandi opere inutili, i funzionari tecnici del PRMT dicono questi progetti sono obsoleti. I flussi di traffico che stanno alla base della progettazione della futura realizzazione non corrispondono più ai flussi di traffico attuali. Prendiamo l'esempio della Brebremi, prendiamo l'esempio dell'autostrada Broni-Mortara, un'inutile infrastruttura che taglia ettari e ettari di campi agricoli e risicoli che sono la ricchezza del territorio pavese e di molte altre. Quindi noi presentiamo un ordine del giorno per impegnare la Giunta su questo punto che avete eluso. Vanno rivisti completamente i flussi di traffico. E poi qual è l'altra criticità che lo stesso piano regionale di mobilità e trasporti solleva e che voi avete ignorato perché non avete letto niente di quel piano regionale di mobilità e trasporti? Dice è necessario introdurre degli strumenti per consentire la partecipazione diretta dei cittadini nel momento in cui il decisore pubblico propone la realizzazione di una grande opera. Avete mai sentito parlare del débat public che vige in Francia e che è uno strumento che consente la programmazione e la realizzazione di grandi opere, però attraverso la partecipazione e il confronto con tutti gli stakeholders, quindi i cittadini, i comitati, le associazioni ambientalisti, gli enti locali, tutti quelli che lei, assessore Sorte, non sente, come è sordo alle istanze dei comitati pendolari a cui non dà nessuna risposta da mesi, come è sordo sulla convocazione della conferenza del trasporto pubblico locale che non convoca da un anno nonostante le emergenze sulle nostre linee ferroviarie, come non risponde ai 5 rappresentanti dei viaggiatori lombardi, non dando loro nessuna attenzione quando le gridano aiuto. Allora il territorio, i lombardi, 10 milioni di abitanti della Lombardia, non vogliono queste grandi opere inutili. Vogliono che si investano i loro soldi nella manutenzione delle strade che cadono a pezzi, nella manutenzione e la riqualifica di ponti come quello di Bereguardo o dell'Olio, che sono ponti delle barche storici, che hanno un valore di tradizione e sono anche strategici logisticamente per la nostra regione. Ponti come il Ponte della Becca. Lì vogliamo investire e nell'infrastruttura su ferro, ma lo sa assessore che abbiamo delle linee ancora non elettrificate, con trenini diesel degli anni 80 su cui viaggia la gente, ma le sembra normale nella regione che dovrebbe essere più all'avanguardia in Europa e nel nostro paese? Allora noi proponiamo attraverso questi ordini del giorno anche un ordine del giorno che vi chiede, è un appello, so che è disperato perché la scelta politica voi l'avete fatta, noi chiediamo un ripensamento, in coerenza con i dati del piano regionale di mobilità e trasporti, investite il 95% di queste risorse che sono già insufficienti nel trasporto pubblico locale. A chiusura voglio ringraziare il collaboratore del Movimento 5 Stelle nella Commissione Quinta, l'ingegnere infrastrutturale Lino Izzo, per l'immenso lavoro che ci ha consentito di enumerare queste criticità che oggi il Movimento 5 Stelle sciorina in aula per la buona conoscenza di tutti i lombardi.